Matteo Cutini. Una delle vittorie più emozionanti di sempre, all'ultimo tuffo. La Menescuola Basket Arezzo riesce a coronare un incredibile rimonte e superare la capolista Bonton Labronica, fino a questo momento imbattuta, piegata all'ultimo, complice anche la stanchezza di una gara tirata. Gli Amaranto hanno in panchina Gramaccia solo per onor di firma per un infortunio alla caviglia. I tirrenici, guidati dalla tribuna da coach Bellavista, hanno perso Gigena, passato a Cecina, e non hanno schierato Giardini. Gli ospiti prendono il comando delle operazioni fin dalle prime battute di gioco, con Nicolai a mettere in difficoltà la difesa retina. Il primo quarto si chiude sul 14-12 per la Labronica, che con il passare dei minuti gestisce i ritmi di gioco e mette in difficoltà la SBA, costretta a un impietoso 28% al tiro nei primi 20 minuti di gioco, che si chiudono 31-25 per Livorno. La Labronica prova l'allungo del KO, il trio Melosi, Sollitto, Nicolai riesce con continuità a penetrare nella difesa retina, mentre Lamen non riesce a trovare in attacco quelle certezze capaci di ricucire lo strappo. La gara sembra saldamente in mano alla Labronica, che si trova sul 54-42 al trentesimo. A questo punto però il Palasport Estra comincia a incitare i propri giocatori, che rispondono prontamente con una difesa più attenta. Livorno si blocca in attacco, mette a referto solo 3 punti in 5 minuti e Lamen, trascinata dai recuperi di Spillantini, si rifà sotto 52-57 al trentacinquesimo. Tanti gli errori da una parte e dall'altra, ma gli Amaranto rosicchiano altri punti, complice una difesa insuperabile e la stanchezza che ha preso il sopravvento. Così la SBA pareggia a quota 60, 25 secondi dalla fine, con 2 tiri liberi di Liberto. L'ultimo possesso di Livorno si chiude con un fallo tecnico fischiato a Nicolai a 6 secondi dalla fine. Frattini però non converte il tiro libero che poteva valere il sorpasso. Dopo la rimessa da metà campo, Lamen affida la palla a Cutini, che da centro area disegna la parabola perfetta che vale il colpo del 62-60 e il KO del Livorno. Gli ultimi 2 secondi finiscono con un tiro lontanissimo dal ferro e tutto il Palasport Estra a festeggiare un successo emozionante che ha avvicinato ancora di più il pubblico alla squadra. I ragazzi di Pacini si prendono il meritato abbraccio dei propri tifosi in mezzo alla tribuna. Livorno, la prima sconfitta in campionato, dimostra ancora una volta che, nonostante le assenze, è una squadra di altissima caratura. Sabato prossimo Lamen tornerà in campo a San Giovanni Valdarno sul campo della Polisportiva Galli, ma intanto tutta la SBA si gode questo successo per un gruppo che dall'inizio del campionato sta ottenendo risultati strepitosi. E vedere i nostri ragazzi, che sono ragazzi che tutti i giorni troviamo per la strada, al lavoro, a scuola. Quindi ragazzi della nostra città che hanno giocato con il cuore contro una squadra così professionistica, e dicendo questa cosa, recuperando 12 punti nell'ultimo quarto in maniera, diciamo, il cuore è stato quello che tu chiami aretinità, e credo che il supporto che c'è stato oggi da parte del pubblico, di tutti i ragazzi, io così tanta gente non l'avevo mai vista, sicuramente è stato il sesto uomo che ha fatto sì che ha dato questa carica a questi ragazzi. Ecco, questa, Carlo, è una occasione di quelle che ti ripagano di tutti quei sacrifici. Io adesso sto ripensando a tutto quello che... Le lacrime. E tutto quello che abbiamo sofferto, di quello che abbiamo passato per arrivare a questa situazione. Queste sono una di quelle cose che ti ripagano di tutto quello, quei sacrifici che sono stati fatti. Quindi grazie ai ragazzi, grazie all'allenatore, grazie al pubblico, grazie al nostro staff, grazie a tutti i dirigenti, perché oggi eravamo tutti in alta tensione.